Allora, ciao a tutti ragazzi. Intanto qua nevica, nevica, fa molto freddo oggi. E lo sapete che quando nevica io sono contento. Quindi, arriviamo però al punto. Nell'ultimo video abbiamo parlato di coronavirus, abbiamo parlato di aggiornamenti qui in Germania. Ripeto, non mi, siccome secondo me non ha senso sbilanciarsi troppo, per questo motivo non ho fatto tanti video in quest'ultimo periodo, ne ho fatto uno in 4 settimane, quindi potete capire, ma proprio perché volevo aspettare di avere tutti i dati. E ora non ce li ho ancora, chiaramente, perché come abbiamo detto è alla fine che si potranno fare i bilanci e così via. Qualcosa però lo possiamo dire, adesso ancora di più, perché abbiamo ancora più dati. E rispetto all'ultima volta, in cui appunto, secondo me, la prima cosa da andare a valutare era la mortalità, del perché in certe zone si morisse di più, ci ho pensato molto. E un'idea, ma che non deve per forza essere quella, quindi lo ripeto, fino a prova contraria, magari domani, non lo so, perché sapete che la situazione cambia di minuto in minuto, d'ora in ora, magari domani parliamo di un'altra cosa, però l'idea che ho è che probabilmente la mortalità e la letalità del virus sia un po' dovunque la stessa, quindi che non sono così convinto che ci siano ceppi più forti o sì. Possono tante cose influire, la genetica, l'ambiente, tante cose, per una percentuale, ma avere proprio, non so, 40 volte rispetto ad un altro paese o così via, mi fa più pensare al fatto che mi sono concentrato a guardare un altro dato, ovvero i morti, la mortalità. Secondo me bisogna partire da quello per sapere il numero di persone che in realtà sono contagiate. E a quel punto, se al posto di 100.000 persone, ad esempio, fossero 1 milione, la mortalità tornerebbe il calcolo. Quindi il mio timore è che non è la mortalità che sia alta, ma, o meglio, non è il mio timore, perché anzi può essere anche da un certo punto di vista una cosa positiva, da un certo punto di vista una cosa negativa. Potrebbe essere il fatto che siano molti di più i contagiati. Essendo molti di più, allora è chiaro che la mortalità è nella norma, è nella norma. Non lo so, può essere. Quindi mi spiego, secondo me al posto di partire dai contagiati, poi guardare la mortalità, che si può fare, si fa di solito, in questo caso potrebbe essere meglio fare il contrario, partire dalla mortalità e quindi chiedersi: ma non è che i contagiati sono molti di più? Ma anche questo mi sembra strano, perché avevano detto all'inizio più e più volte che avevano fatto molti più tamponi degli altri e per questo avevano trovato tanti contagiati. Ma questo cosa significa? Se hanno fatto molti più tamponi degli altri, negli altri paesi dovrebbe essere più alta la mortalità, avendo fatto meno tamponi, solo asintomatici o così via. Invece loro comunque hanno detto all'inizio: noi abbiamo fatto più tamponi di tutti gli altri, questo me lo ricordo. E quindi comunque la cosa che ho detto io non mi si spiega, perché se davvero hanno fatto più tamponi di tutti gli altri, no, allora la mortalità è giusta. Cioè allora negli altri paesi dovrebbe essere ancora più alta, avendo fatto meno tamponi, invece no. Quindi non lo so dove sta il problema, però c'è qualche tipo di. Aggiornamenti in Germania invece, come sta andando qua? Qui ci sono al momento 55.000 casi più o meno, i morti sono circa, erano 390 stamattina, quindi può essere che sia cambiato il dato, più o meno prendete questo, ecco. Per adesso è tranquillo. Situazione della terapia intensiva, per questo sono anche stati, credo, presi dei pazienti dalla Francia, dall'Italia, dalla Spagna, perché per adesso la situazione è abbastanza tranquilla. Hanno preparato degli ospedali anche qui,
In caso di, però per adesso neanche negli ospedali normali ci sono tanti casi. Vedremo, potrebbe cambiare. Il perché io non lo so, il perché la mortalità qui sia così bassa, il perché non lo so, perché se io la paragono alla mortalità che c'era in Italia con 5.000 morti, 6.000 mi ricordo quando c'erano 50.000 casi, capite che qui 300 vuol dire che è più di 10-15 volte superiore. C'è qualcosa che bisogna andare a capire, che bisogna andare a capire, perché non bisogna abbassare assolutamente la mortalità il più possibile. Ripeto, l'unica cosa che mi potrebbe far pensare che allora non è il problema della mentalità è il fatto di avere molti più contagiati, la mortalità molti più contagiati. Però poi dicono invece che hanno fatto molti più tamponi di tutto il resto d'Europa, e me lo ricordo proprio all'inizio che dicevano no, noi abbiamo più contagiati perché noi facciamo tanti tamponi, e quindi a quel punto allora no, non lo so. Scusate, mi è andata giù la saliva, dicevo non lo so e vedremo. Detto questo, dicevo, in Germania per adesso è tranquillo. Anche lì hanno, e tra l'altro ormai inizio, mi dispiace dirlo, ma di molti virologi a dubitare pure io, perché all'inizio avevano detto che era una semplice influenza. Io mi ricordo che all'inizio ne parlavo proprio con un iscritto, tra l'altro, perché parliamo tanto, che è diventato anche un amico. Dall'inizio dicevamo, ma come può essere una semplice influenza, qui fermano paesi, non so, mettono militari in strada, tutto fermo, per un'influenza non succede questo. Oppure che era stato detto da una direttrice, che non voglio neanche fare il nome, ma di un ospedale importante, ma l'influenza fa più morti. Sì, in numero complessivo, ma bisogna anche guardare poi rispetto al numero di contagiati, ed è molto pericoloso a quel punto. E ora, quindi mi fido ormai poco, perché un giorno si dice una cosa, il giorno dopo un'altra, e uno non riesce più a comprendere niente. Quindi secondo me bisogna rimanere sui dati, sul fatto che quindi per il momento qui in terapia intensiva non c'è un'emergenza al momento. E questa è una cosa che mi fa piacere. Ho sentito della Spagna, ho sentito della Francia, vedremo. Sono più preoccupato, vi dico la verità, per le conseguenze economiche di tutto ciò. In Germania, vediamo, ho sentito che hanno fatto, non che ho sentito, ma abbiamo proprio tutti seguito la manovra anche sul lavoro, 750 miliardi per le imprese, per le persone a partita IVA e per i dipendenti, 750 miliardi per marzo. Dicono che ne hanno preparate adesso 820 per aprile, vedremo. Se è così è buono, perché comunque con questi soldi direi che sono sufficienti per comunque sostentare un po' anche le persone. Sono preoccupato per la situazione economica qui e anche nelle periferie d'Europa, cioè anche nelle zone periferiche, l'Europa, Sud Europa o Est Europa, non lo so, vedremo. Detto questo, altre cose che vi posso dire in Germania è il fatto che per adesso qui non ci sono divieti di grosso tipo, cioè sì, di uscire al massimo in 2-3 persone, di stare comunque a un paio di metri di distanza, un metro e mezzo, però grossi divieti non ce ne sono, vi dico la verità, e per adesso per fortuna sta reggendo, per adesso, ripeto, poi può cambiare domani, spero che vada avanti così perché sarebbe molto importante. Ora vedremo ragazzi, ok, vedremo. Di sicuro il fatto della mortalità qualcuno lo dovrà spiegare, questa cosa qualcuno lo dovrà spiegare, perché altrimenti anche un bimbo lo vede che ci sono percentuali.
percentuali completamente diverse. Ora che sia questo, quello, così via, è uguale, però è da trovare il motivo. Negli altri video mi hanno detto il conteggio dei morti è diverso, no, anche lì. Non si può, come ha spiegato tra l'altro in una conferenza stampa dell'OMS, gli hanno fatto proprio questa domanda, ma non è che gli altri paesi li conteggiano in modo diverso o che... No, si conteggia in questo modo, morti con coronavirus, perché? Perché altrimenti si andrebbe a fare le autopsie a tutti o andare a cercare... E non ha un senso, non ha un senso. Quindi chi aveva il coronavirus ed è morto, in quanto è una pandemia, quindi vogliono avere il conteggio comunque preciso di quante persone, per questi motivi, anche se uno non è morto magari per come è morto con coronavirus, e questa è l'unica cosa importante. In ogni paese si fa così: se uno era positivo, nel caso in cui muoia, viene conteggiato con, quindi come un paziente morto con coronavirus, che poi le cause sia stato il raffreddore o che sia stato, non so, un tumore, che sia stato, non lo so, un infarto, cambia poco. La persona aveva il coronavirus e per questo viene conteggiata. Ma questo non solo, ripeto, in Germania, questo so che viene fatto in Italia, so che viene fatto in altri posti, anche se ho sentito, soprattutto da alcuni miei amici giù, che negli ultimi tempi non vengono fatti più tamponi a tante persone. Non so se è vero, questo me lo potete confermare, magari se c'è qualche infermiere che mi segue, così via. Ho sentito che vengono fatti pochi tamponi ormai alle persone, e questo non so quanto sia positivo, dico la verità. Detto questo, ecco, questo era per aggiornarvi di nuovo un po' sulla situazione in Germania. Qui per essere tranquillo, anche i tedeschi credo che abbiano meno comunque rapporti magari così stretti, vicini, sociali. C'era un dato molto importante che secondo me è da valutare, ovvero quante persone vivano, è una statistica che si fa spesso dagli anni 60, quante persone vivano per stanza, e di solito il benessere è collegato anche al numero di persone per stanza, cioè inferiore è meglio si sta. E anche lì i paesi del nord Europa hanno uno dei numeri più bassi di persone per stanza, per metro quadrato, e questo secondo me anche magari ha influito, tanti fattori, non lo so. Per adesso, ripeto, la situazione anche negli ospedali, io lavoro in una terapia intensiva, altri, tra l'altro proprio quei respiratori, ho sentito anche un paio di colleghi che anche loro lavorano in terapia intensiva, per adesso casi non ne hanno, tranne un collega che ha un caso, ma qui non porta magari così tante persone alla morte come in altri posti, quindi c'è da capire il perché. Niente, io vi saluto, ho fatto questo video per fare così una considerazione con voi e spero di poi di proseguirla nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, un saluto a tutti, ciao ciao.